Il Paradiso, puntate del 6704, suggerisce ad Adelaide di partire da sola. Il Paradiso delle Signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Le anticipazioni della soap opera ideata da Gianandrea Pecorelli, per ciò che riguarda gli episodi di giovedì 6 e venerdì 7 aprile. Svelano che Francesco deciderà di rivelare il proprio amore a Maria scrivendole una lettera. Nel frattempo Marco scoprirà che il Paradiso Market potrebbe smettere di esistere dall'oggi al domani. Marcello, pronto a partire con Adelaide, dovrà fare i conti con una sgradevole sorpresa. Mentre Vito si scaglierà contro Francesco per gelosia, dopo aver scoperto che ha scritto una lettera d'amore a Maria. Marco, infine, affermerà che non potrà mai dimenticare Stefania. Gli spoiler del Paradiso delle Signore 7, per ciò che concerne le puntate di giovedì 6 e venerdì 7 aprile. Anticipano che la contessa Adelaide riceverà una notizia tragica. La rabbia di Maria nei riguardi di Vito sarà ancora parecchia, in quanto i tentativi di farsi perdonare da parte del contabile risulteranno vani. Allo stesso tempo Francesco vorrà dichiarare il proprio amore alla giovane Puglisi. Quindi sceglierà di scrivere una lettera per la sarta siciliana. Il commendatore Umberto, nel mentre, sarà intenzionato a vendere il Paradiso Market e nella mente del banchiere l'acquirente migliore sarebbe Vittorio. Il fidanzato di Flora, però, non lascerà molto spazio temporale al direttore del Paradiso per decidere se acquistare o meno la testata. Se non si dovesse trovare una soluzione in tempi brevi potrebbe anche saltare la pubblicazione della rivista. Nel frattempo Marco scoprirà che il Paradiso Market potrebbe non esistere più dall'oggi al domani. Adelaide sarà in procinto di partire insieme a Marcello, ma prima che la contessa affronti il viaggio Italo le suggerirà di partire da sola. Notando il futuro incerto della rivista del Paradiso, Marco chiederà al fratello Tancredi di diventarne il proprietario. Poco prima di partire con Adelaide, Marcello dovrà fare i conti con una sorpresa dai toni sgradevoli. Francesco riceverà i consigli diversi di Clara e Salvatore, da una parte la Venere gli suggerirà di farsi avanti con Maria. Mentre il gestore del bar Bottini la penserà in maniera differente. La lettera scritta da Francesco a Maria verrà intercettata da Vito, il quale appena la leggerà andrà su tutte le furie aggredendo il giovane Rizzo per mera gelosia. Gemma sembrerà vedere Marco soltanto come un amico, mentre quest'ultimo ammetterà che non riuscirà mai a dimenticare Stefania.